Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con la domenica sportiva. Subito la post partita, ad Arezzo il Pescara ha vinto 2-1, torna a flirtare con il successo la squadra di Zdenek Zeman. È stata una bella partita, una buona gara disputata ai biancazzurri, che hanno vinto meritatamente dopo il beffardo KO patito al 93esimo nel match casalingo con il Perugia. Tra l'altro ha segnato proprio Di Pasquale, di fatto il gol vittoria. Era andato in avvantaggio il Pescara con Merola sul calcio di rigore, sfortunato Vergani perché è stato costretto ad abbandonare il proscenio dopo 9 minuti, dopo che si era procurato il calcio di rigore, probabilmente un infortunio alla caviglia, al suo posto Cuppone che ha fatto una gran partita. Poi c'è stato il momentaneo pareggio di Gaddini, viziato secondo noi da un fallo subito da Moruzzi, e poi ripetiamo, il Pescara ha subito reagito, un'occasione da gol per Cuppone. Sugli sviluppi del calcio d'angolo al minuto 35, lo stacco imperioso di testa di Davide Di Pasquale, dunque 2-1 il verdetto finale. Nel secondo tempo il Pescara ha dominato la scena perché ha creato tantissimo, ha avuto il demerito se vogliamo di non chiudere la partita, di non capitalizzare le occasioni che ha creato in quantità industriale. Poi è chiaro che quando la partita rimane in bilico puoi correre il rischio e poi rischiare qualcosa nelle retrovie, ma è stato come sempre bravissimo, inappuntabile il portiere Plizzari, 3 punti di inestimabile valore. Ricordiamo che il Pescara non vinceva in campionato dallo scorso 9 dicembre, 4-0 sull'Olbia in trasferta dal 5 dicembre, la partita di recupero sul campo del Pontedera, 5-0 il verdetto finale. Questa è la 6ª vittoria lontano dal pubblico amico, complessivamente la 10ª affermazione in campionato per l'11 di Zeman. Buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. La sintesi, sei d'accordo? Una buona partita sicuramente, la vittoria meritata. Beh, hai detto tutto tu oggi, quindi mi hai... Quindi puoi anche dire, puoi anche salutare e andarte, no? No, no, a parte gli scherzi, credo che tu abbia detto le cose giuste, nel senso che oggi il Pescara ha fatto bene, ha creato tanto, ed era da un po' che non si vedeva, no, tutta questa mole di gioco in fase offensiva negli ultimi 25 metri, e questo è un buon segnale, un buon viatico per andare avanti da qui alla fine. E d'altro canto, come ha detto bene pure poco fa, poi le partite bisognerebbe chiuderle, perché quando giochi in Serie C contro squadre che magari si buttano tutti in avanti per cercare il pareggio, rischi di mandare all'aria, no, una buona partita, una partita fatta bene per un po' di leziosità o per mancanza di cinismo. Però oggi tutto bene quel che finisce bene, finalmente abbiamo sfatato questo tabù di questo campo che, come diciamo l'altra volta, a me evocava brutti ricordi, e facendolo anche con buone trame di gioco. Peccato per l'infortunio di Vergani, però, perché sì, non ci voleva, è un ragazzo che lo stavamo recuperando, dai. Però oggi tutto sommato si è visto un buon Pescara. Non c'è dubbio, allora 20:39, tra poco l'intervista del nostro inviato Enrico Giancarli allo stadio comunale di Arezzo. La prima volta che succede nella storia, il Pescara riesce a violare il comunale aretino. Però diamo uno sguardo al quadro, non completo ancora i risultati, perché il Pineto giocherà tra pochissimo in casa con l'Ancona, con inizio alle 20:45, assente lo squalificato Volpicelli, esordisce il neoacquisto Daniel Sannipoli. I risultati: Juventus Under 23, Rimini 0-0, Lucchese Re Canatese 3-1. Ma andiamo subito, interrompiamo perché andiamo subito da Enrico Giancarli, al suo fianco il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera ad entrambi. Buonasera Massimo, buonasera Fabio Ferraresi, naturalmente un saluto agli amici che ci guardano in diretta da casa. Presidente Sebastiani, un bel Pescara che ha vinto meritatamente la partita. Sì, sì, un bel Pescara, lo era stato anche nella partita in casa, purtroppo non eravamo stati fortunati, oggi abbiamo fatto una buona partita, peccato l'infortunio di Vergani, perché il ragazzo veniva dalla partita contro il Perugia dove secondo me ha fatto molto bene, ha iniziato molto bene anche oggi, speriamo non sia niente di grave, ma... Il problema è al ginocchio, non alla caviglia. Sì, sì, il problema è al ginocchio. Distorsione? Speriamo che sia solo distorsione. Quindi diciamo purtroppo le sensazioni non sono buone, presidente Sebastiani? Ma sai, il ragazzo non si è mai fatto male, quindi le sensazioni non le conosce nemmeno, cioè non conosce nemmeno qual è il dolore che da dove arriva. Però la dottoressa dice che ci può essere un problema più serio, quindi speriamo di no.
Chiaramente, Presidente, so che è una domanda brutta da fare adesso, ma è doverosa. Si deve tornare sul mercato per un attaccante importante. Ma sul mercato noi ci siamo, quindi stiamo guardando quello che ci può migliorare, come ho sempre detto. Se esce fuori qualcosa che ci migliora, bene, altrimenti stiamo... Deve stare con Cuppone, però solo Cuppone e Sassanelli mi sembra un po' leggero. Sembra un po' leggero, Vergani non l'avete mai considerato, adesso è diventato insostituibile, quindi io che l'ho sempre considerato so che se si è fatto male Vergani ci vuole un'altra punta. La partita, Presidente Sebastiani, una partita giocata, interpretata bene nella prima parte dal Pescara con l'atteggiamento giusto, partita con tanti episodi da moviola, diciamo così. Sì. Purtroppo in questa categoria, se vuoi fare calcio e vuoi che questa categoria sia ad un buon livello, purtroppo è necessario anche quel VAR, perché anche stasera abbiamo visto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Sicuramente non è malafede, ma evidentemente non, certe cose sfuggono all'occhio umano, perché credo che il gol loro sia viziato dalla spinta su Milani che è da solo, su Moruzzi che è da solo, è davanti, quindi nessuno gli ha sparato, quindi non credo che si sia buttato. C'è un rigore sacrosanto sul Mani che grida vendetta, ma tanti falli non fischiati. Anche Moruzzi, per dovere di cronaca, è stato graziato del secondo giallo. Sì, è stato graziato perché diciamo che poi la legge delle compensazioni non va mai bene, perché se uno sbaglia una volta poi sbaglia la seconda. La cosa che le è piaciuta di più di questa partita, Presidente? La voglia di portare a casa il risultato. I ragazzi adesso negli spogliatoi erano veramente felici, contenti, perché sanno di meritare di più. Mi chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, riguardo il mercato, la mia domanda. Sulla situazione di Vergani abbiamo parlato, quindi si potrebbe aprire un'extra richiesta di mercato, ma al di là di quella che è la situazione di emergenza con Vergani, com'è la situazione sulla mezzala che deve arrivare? Una mezzala, noi abbiamo le idee molto chiare, ne abbiamo due o tre in mente e una di queste arriverà. Quale? 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 Ci provo, no, ma non dico i nomi perché, ripeto, il Pescara è comunque una squadra che tra virgolette fa tendenze, quindi se metto i nomi in piazza probabilmente arriva pure qualcun altro che fa cose diverse dal Pescara. Allora, tre nomi li provo a fare io, mi dica se sono corretti. Chiaramente Meazzi. Se mi fai le domande e mi dici nome e cognomi, abbiamo fatto niente, non ti dico nulla, ti dico che noi abbiamo le idee chiare e sicuramente una mezzala arriverà. Altri nomi devono essere quelli di Alex Blanco, che è più un attaccante ma che può fare la mezzala offensiva del Como, e Greco del Vicenza, che sembrerebbe essere in uscita, non commento. No, ce ne sono altri due che non hai detto, quindi evidentemente non li sai. Benissimo, io ci ho provato, Presidente. Studio Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Sì, poi lo dirò io un nome, che però quando finirà l'intervista col Presidente, se no mi dice che non è quello. Sicuramente c'è un altro nome, un'altra mezzala, però insomma è chiaro che devono fare i passi i dirigenti, è giusto che sia così, senza sbandierare i 420 i nomi e i cognomi. Però volevo chiedere al Presidente Sebastiani, intanto complimenti per questa vittoria, perché io ho visto l'atteggiamento giusto, no? Che magari non dico che fosse mancato nelle ultime partite, però oggi la squadra è entrata in campo proprio per vincerla e lo ha dimostrato sino al 90esimo. Sul mercato, Sassanelli possiamo darlo per ufficiale oppure manca ancora l'accordo col club pugliese? Mi riferisco alla Fidelis Sandria, della Fidelis Sandria. Ci sta lavorando Daniele, credo che tra domani e dopodomani, se troviamo l'accordo su tutto, il ragazzo arriverà a Pescara. Ecco, sull'atteggiamento della squadra, oggi mi sembra che sia entrata in campo proprio con l'atteggiamento giusto. Non si è visto negli ultimi tempi questo tipo di atteggiamento, pronti via, no? Sì, l'ho detto prima, Massimo. La squadra voleva questo risultato, lo voleva a tutti i costi, perché voleva dimostrare che il Pescara non è quello visto soprattutto nella partita in casa con la Fermana, perché col Perugia non possiamo rimproverare niente ai ragazzi. E oggi ha voluto a tutti i costi il risultato, l'ha ottenuto contro una buona squadra, perché l'Arezzo è una buona squadra. Domanda ancora da studio prima di salutare il Presidente? No, proprio tornando ancora sul mercato, perché oggi Meazzi, ho visto tutta la partita Sestri e Entella. Sestri tra l'altro è la prossima avversaria del Pescara, ricordiamo sabato alle 18:30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Meazzi non è neanche entrato, questo può significare qualcosa oppure no?
No, Massimo, ho detto già in settimana, Mazzi è un giocatore dell'Entella e sinceramente quando devi perdere dei ragazzi così io mi metto nei panni dell'altra società e comunque dici vabbè ok me lo tengo fino a giugno e poi dopodiché vai dove vuoi. Tu sai bene che con il padrone dell'Entella io ho un ottimo rapporto e non mi permetterei mai di fare qualcosa contro di loro perché loro non hanno mai fatto contro di noi, abbiamo ottimi rapporti. Se ci sarà la possibilità, Meazzi, tanto lo sappiamo, l'ho sempre detto, è uno di quei giocatori che stiamo guardando, diversamente... Cioè la telefonata a Gozzi ancora non è partita, insomma, in sintesi. Ma non c'è bisogno di fare la telefonata al presidente perché loro sanno benissimo quello che vogliono fare, quello che possono fare, e se decidono noi ci siamo, loro lo sanno. Va bene. Se avete altre domande per il presidente, se no chiudiamo con un'ultima considerazione da qui. Massimo, Fabio? Vai tu, va bene. Mi dovevi dire il nome. Massimo, dovevi dire il nome. Sarebbe troppo bello, lo diciamo dopo. Che facciamo? Ah, ho capito, bene. Questo è un bel segreto allora, Presidente. Ce lo dica lei, Presidente. No, il segreto di Massimo, vedi, pure Massimo tiene i segreti. Lei non ce lo vuole svelare? No, assolutamente. Le chiedo l'ultima cosa, le chiedo, Presidente. L'obiettivo del Pescara resta quello di provarlo a vincere il campionato tramite play-off oppure, insomma, le operazioni alla Rafià e Merola dell'anno scorso si faranno fatica a fare, che quelle operazioni hanno alzato il livello qualitativo di quella squadra? Ma il livello qualitativo, guarda, a fine partita ho avuto modo di parlare con qualcuno qui di Arezzo, e il livello qualitativo di questa squadra è già alto, questa squadra deve trovare continuità, deve avere tranquillità e deve pensare a giocare come ha fatto oggi, se gioca come ha fatto oggi ha ragione il mister, noi nessuno ci ha messo sotto fino ad oggi. E quindi vuol dire che te la puoi giocare con tutti. E ci vuole un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di attenzione in più, però è una squadra giovane e chiaramente qualcosa lasci per strada. Però ritengo che se la possa giocare con tutti. Poi noi sul mercato, ripeto, saremo vigili, cercheremo di fare il possibile per portare qualcosa in più, un po' di valore aggiunto, e poi ce la giocheremo fino alla fine. Allora faccio io le ultime tre domande flash proprio, Presidente. Sulla mezzala, il nome non ce lo dice, ci può dire solo se è un profilo giovane come gli altri giocatori della Rosso o se magari state cercando un profilo più esperto? No, saranno sempre giocatori magari non giovanissimi ma giovani, perché se poi uno ha 24-25 anni è vecchio, allora chiudiamo il calcio. Però sarà sicuramente un giocatore che ha fatto partite. La situazione rinnovo di Salvatore Aloi, perché c'è stata anche una trattativa per un'eventuale uscita la scorsa settimana, però un po' come con Meazzi, il giocatore del Pescara. Qual è la situazione? Arriverà questo rinnovo, no? Ma io mi auguro di sì. Io ho detto quali sono le nostre possibilità con Sasà, c'è un rapporto bellissimo, un ragazzo, l'avete visto in campo, è un professionista esemplare, se c'è la possibilità anche da parte sua di incontrarsi noi siamo contenti, diversamente ognuno farà le sue scelte, però oggi io credo che nessuno ha capito che il mondo del calcio è cambiato e cambierà ancora di più nei prossimi anni e quindi ci si deve adeguare, noi ci adeguiamo, i giocatori devono adeguarsi anche loro. Quindi la sintetizzo io, se Aloi accetta le condizioni del Pescara può rinnovare anche domani. Ma non è che accetta delle condizioni che, cioè non so, uno dice vabbè hai fatto delle condizioni capestre, abbiamo fatto delle condizioni che per un giocatore è importante. Quindi diciamo deve accettare Aloi, il Pescara è pronto. Aloi è convinto di stare a Pescara, sta bene a Pescara, se rimane noi siamo molto contenti, diversamente ce ne faremo una ragione. L'ultima proprio, Presidente, poi la salutiamo. Non è piaciuto tanto, forse l'unica nota negativa, oltre chiaramente all'infortunio di Vergani, a cui auguriamo ancora una pronta guarigione, l'ingresso in campo di Tungov come atteggiamento, si è notato forse solo per quel nervosismo che ha creato in campo, anche quell'accenno di rissa finale. Che succede a Tungov? Ma non succede nulla, non è... Tungov è entrato in campo, è chiaro che i ragazzi vogliono giocare, Tungov è un giocatore importante, sta giocando poco in queste ultime partite, quindi ci può stare che c'ha un po' di nervosismo, però... È entrato come doveva entrare, ha giocato quello che poteva giocare, ha toccato 3 o 4 palloni, non mi sembra che li abbia sbagliati, per cui
Va bene così. Grazie al presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Studio, ci sentiamo tra un po'. Perfetto, 20:51 in diretta su Rete 8 con Fabio Ferraresi, naturalmente prima parte dedicata interamente alla Pescara, le interviste post partita dopo questa bella prova di Arezzo, vittoria soprattutto di inestimabile valore, preziosa, che tra l'altro non arrivava da un po', dallo scorso 9 dicembre 4-0 sull'Olbia all'Adriatico Giovanni Cornacchia, e questi sono i primi punti, caro Fabio, del 2024, bisogna anche considerare questo perché il Pescara era reduce da due sconfitte consecutive, no? Sì, però oggi dai, si è ripreso bene, non era semplice dopo la partita contro il Perugia perché poi era stata un po' defraudata dal risultato, perché la prestazione in sé per sé c'era stata, non aveva brillato l'occhio, però non meritava assolutamente di perdere, anzi secondo me meritava qualcosa in più anche del pareggio. Oggi ha fatto bene, ha creato tante occasioni, io penso che oggi il mister, anche se abbiamo concesso qualcosina nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti e ci sta, oggi il mister sarà contento. Tu dici? Io penso, tu che lo conosci penso bene? Di sì, penso sì, di sì. Io ho qualche dubbio. Allora, 20:52, andiamo a leggere i risultati. Intanto vi dico che il Pineto pareggia 0-0 con l'Ancona, siamo al settimo, stesso parziale tra Fermana e Gubbio, ma andiamo da Zeman, sorridente. Buonasera ad entrambi. De Zeman. Vero? Quando si vince è meglio che quando si perde. E anche vittoria meritata, lo possiamo dire, Zeman. Io penso che il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, secondo, visto che eravamo in vantaggio, abbiamo un po' gestito anche troppo secondo me i gusti, però è importante che loro vogliono fare punti e l'abbiamo fatto. Per quei 9 minuti che è stato in campo si era visto forse per la prima volta il vero Vergani, quello che attacca la profondità, quello che sale, controlla il pallone, fa giocare la squadra, un vero peccato Zeman. Peccato che si è fatto male, sì, perché con lui si riesce a giocare un po' di più rispetto a Cupone, anche se Cupone poi ce l'ha le accelerazioni che mettono in difficoltà gli altri. Chiaramente arriverà Sassanelli, che era il giocatore che diceva lei in conferenza, il giovane di prospettiva ieri, ma con questo infortunio lo può dire che chiederà un attaccante al Pescara? Non lo posso dire, prima lo devo vedere e poi vediamo se serve qualche cos'altro. La partita, la cosa che le è piaciuta di più Zeman e la cosa che le è piaciuta di meno, al di là del fatto che il Pescara ha voluto gestire un po' troppo nel secondo tempo? Beh, gestiva il risultato come fanno tante altre squadre. Io non sono abituato a gestire, per me è meglio perdere 5-0 che non giocare, nel senso lasciare giocare gli altri. Però sono contento del primo tempo. Il risultato, non c'entrava niente, ma abbiamo fatto delle buone giocate, ci siamo mossi bene, eravamo aggressivi avanti e stava bene. Le chiedo una cosa su Di Pasquale, perché lei lo ha bacchettato tante volte in questo inizio campionato, poi è stato sfortunatissimo nella sua miglior partita che ha fatto lunedì scorso, si è ripetuto con la prestazione e è andato a segnare il gol decisivo contro la squadra che non lo ha voluto quest'estate. Ma non l'ha voluto, l'ha voluto visto che l'ha preso in estate, poi magari hanno fatto altre scelte, l'abbiamo preso noi, io spero che continuerà su questa riga, anche se c'è sempre Messi che sta aspettando. Le chiedo le ultime due cose io sulla formazione iniziale, poi le domande da studio. Sul centrocampo ha tenuto fuori Tuniov e Dagasso. Ecco, Dagasso era sembrato uno dei più in palla nell'ultimo periodo. Perché questa scelta dal punto di vista tecnico? Perché non stava bene. Se stava bene giocava lui, già accusato. Venerdì e sabato aveva problemi, quindi non lo volevo rischiare, perché poi magari lui in campo stava, ma non al meglio. Tuniov? Tuniov è un giocatore che ancora per me non si è espresso, nel senso che ripeto che è spesso assente, anche da quando è entrato ha giocato poco, però fase difensiva ha fatto. Studio per il tecnico Zeman, Fabio Ferraresi o Massimo Profeta? Allora, velocemente, io volevo solo una curiosità per quanto mi riguarda e poi la domanda di Fabio, se fosse stato bene Dagasso sempre il ruolo di play o da mezzala? Chiede Massimo Profeta se fosse stato bene Dagasso, faceva la mezzala o faceva il play per Squizzato? Faceva la mezzala. Faceva la mezzala. Perfetto. Studio, Fabio, ultima domanda. Anch'io una curiosità, se Vergani non si fosse fatto male avrebbe tirato il rigore anche oggi?
Se Vergani non si fosse fatto male, chiede Fabio Ferraresi, tirava lui il rigore? Lui era primo rigorista ancora, proprio per rifarsi. Non aveva fortuna di poterlo calciare. Presidente Sebastiani ha detto che è molto preoccupato per Vergani, non ci sono belle sensazioni. No, bisogna vedere, non si può giudicare a caldo, però non è un infortunio a breve. Grazie al tecnico Zeman. Grazie a Zeman. Risposte sempre chiare e precise del tecnico biancazzurro, che su Tuniov ha dato ragione alla nostra analisi. Il presidente Sebastiani chiaramente non poteva dire diversamente, ma Zeman ha fatto intendere che non ha giocato tanti buoni palloni, anche se poi in fase difensiva il suo l'ha fatto. A voi. Abbiamo dunque ascoltato Zeman e saluto in studio, ci ha appena raggiunto Giuseppe Giglio, direttore sportivo del Vasto Girardi. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Tu giochi ancora con Fabio Ferraresi, insomma vi divertite alla WISP, poi abbiamo anche una sorpresa, però tu hai una carriera alle spalle importantissima. Ho fatto fatica a leggere tutte le squadre in cui hai giocato, ci ho messo almeno 5-6 minuti, un girovago del calcio. Troppe squadre. Ma una cosa clamorosa. Comunque siccome il Pescara ha bisogno di un attaccante, mi sa che stai ancora bene. Non credo. Andiamo da Davide Di Pasquale, grande protagonista di questa partita. Complimenti a Davide, stacco imperioso contro la squadra che lo aveva voluto in estate. Insomma, tante situazioni particolari in questa partita, dopo il clamoroso autogol ma molto sfortunato nella gara, nella parte finale del match col Perugia. Buonasera a Davide Di Pasquale. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ciao. Ci crede nel karma Davide Di Pasquale? Nel senso, lunedì scorso, ultimo secondo, fai un Eurogol ma alla porta sbagliata, dopo una partita da 7,5, questa sera lo fai nella porta giusta e poi contro la squadra, diceva Massimo, che non ti ha voluto quest'estate. Sì, no, dai, diciamo che sono contento per il gol, ma la cosa più importante è aver trovato i tre punti in un campo difficile, loro sono comunque sia un'ottima squadra, quindi questa è la cosa più importante. Faccio la mia classica domanda: quando c'è un gol bello, raccontacelo. Ma è stato, diciamo, un bel gol, sinceramente non pensavo che entrasse la palla, poi dopo quando l'ho vista sotto l'incrocio ho detto gol, quindi sono contento, un bel gol, sì. Soprattutto vieni da 180 minuti giocati ad altissimo livello. Sì, purtroppo con il Perugia sono stato sfortunato, sinceramente quando ho visto la palla entrare al 93esimo mi è crollato il mondo addosso, però alla fine il calcio è così, quindi diciamo è stata una bella partita. Pescara ha meritato di vincere secondo te, Davide? Ma sì, il primo tempo sicuramente abbiamo creato tanto, il gol loro è viziato da un fallo clamoroso non segnalato dal guardaline e poi c'era anche un rigore netto per noi, quindi... Dove avete anche rischiato di prendere la ripartenza? Sì, no, ma loro sono una squadra molto offensiva, quindi il mister gioca molto offensivo, però diciamo ci siamo difesi bene. Ti faccio l'ultima domanda mia a proposito delle qualità dell'Arezzo: senza Gucci che era squalificato, giocato sostanzialmente con tanti trequartisti che si muovevano senza dare riferimento, quanto è stato difficile? L'hanno preparata bene, perché comunque sia ci sono giocatori molto importanti come Guccione, Pattarello, Iori, quindi loro sono molto tecnici, lavoravano molto sugli spazi, però siamo stati anche bravi noi a, diciamo, a farli giocare verso spalle alla porta. Studio per una domanda a Davide Di Pasquale, poi arriverà Davide Merola con noi. Fabio. No, io ragazzo volevo chiedere col senno di poi se poteva entrare un po' prima in questo 11 titolare, perché poi si è visto nelle ultime due partite che stava bene, o ha fatto bene il mister a gestirlo come ha fatto. No, io sono a disposizione del mister, quindi qualsiasi scelta fa il mister io la rispetto e lavoro in settimana, quindi assolutamente, siamo 24 giocatori, siamo forti perché siamo giovani ma siamo forti, quindi possiamo dire ancora la nostra su questo campionato. Grazie e complimenti. Ciao, grazie. A Davide Di Pasquale. Restiamo in presa diretta Massimo, perché sta arrivando in postazione qui con noi Merola, quindi da un Davide all'altro, autore del gol che ha sbloccato la partita, ti sei andata a prendere il pallone e l'hai piazzato all'angolino basso. Ma diciamo la verità, il rigorista è Vergani, mi dispiace per l'accaduto perché penso che si sia fatto male, io ho visto che era a terra ed era uscito, ho preso la palla perché mi sentivo di calciare il rigore e per fortuna è andata bene. Soprattutto hai fatto una partita secondo me molto intelligente, Davide, creando quelle che sono le giocate che vuole Zeman, ti accentravi e poi subito taglio in verticale per l'attacco alla profondità. Sì, io cerco di mettere in pratica.
pratica tutti gli insegnamenti e i movimenti che ci chiede il mister in settimana. E come squadra stiamo girando, anche con la partita col Perugia penso che meritavamo molto di più di una sconfitta. E sì, oggi mi sono divertito, ma sono contento perché serviva la vittoria. Una vittoria meritata, ti chiedo. Assolutamente sì. Che partita è stata, vedendola così dal campo? No, io penso che non tutte le partite possano essere perfette, tipo come con l'Olbia, quando c'è da soffrire dobbiamo essere bravi a soffrire, abbiamo sofferto e abbiamo portato a casa una vittoria, una partita difficile. Ti chiedo l'ultima cosa, io prima delle domande da studio, perché tu conosci molto bene Zeman e sai che non è mai contento, ai nostri microfoni ha detto non mi è piaciuto come abbiamo gestito nel secondo tempo, perché avete smesso di attaccare ad un certo punto, Davide? No, come ho detto prima, magari ci hanno schiacciato un po', noi non andavamo più avanti a pressare, quindi ci siamo ritirati un po' dietro, però ci sono dei momenti della partita dove dobbiamo essere bravi a soffrire e portare a casa il risultato. Anche perché Davide, con l'uscita dopo 9 minuti di Vergani, l'inserimento subito di Cuppone, senza Cornero, per te e per Cangiano non c'è neanche la possibilità di poter rifiatare e far entrare un po' di forze fresche sugli esterni? Eravate anche un po' stanchi? No, assolutamente, perché loro sono una squadra che attaccano tanto coi terzini, quindi sia io che Cangia abbiamo fatto un lavoro in fase difensiva importante rispetto ad altre partite, magari in fase di ripartenza accusavi un po' di più, però lo facciamo per sacrificio della squadra. Proprio l'ultima, in una delle tue giocate più belle della serata, prima hai cercato la verticalizzazione per Franchini, nel secondo tempo è stato molto bravo il centrale difensivo loro ad evitare che la palla arrivasse a destinazione, ma te l'ha rimessa sul sinistro, hai calciato a botta sicura, ma sei stato bravo il portiere. Sì, diciamo che calcio poco da fuori aria, ma è una cosa che devo ricercare di più, e penso che il portiere abbia fatto una bella parata perché mi era partita bene, però va bene così. Studio per le domande a Davide Merola. Approfittiamo della presenza di Giuseppe Giglio, che è stato un cannoniere passato. Una domanda per Davide Merola, Giuseppe. Guarda, io vado, non dico al di fuori, una curiosità, insomma, una curiosità da attaccante, da ex attaccante, insomma, cosa significa lavorare col mister e quindi avere un mister così importante e cosa ti trasmette, diciamo? Perché ne ho sempre avuto, insomma, la curiosità. Sì, assolutamente, il mister per noi attaccanti diciamo che è una roba, cioè tanta roba, perché lui da noi pretende di fare gol, non vuole che gestiamo la palla o che ci abbassiamo a giocare, quindi penso che per un attaccante non ci sia cosa più bella di ricercare sempre il gol. Grazie a Davide Merola e complimenti per la prestazione, riprendo l'auricolare, salutiamo il tecnico Indiani che arriva in postazione da noi, buonasera mister, per commentare, intanto le do l'auricolare, per commentare con noi e con lo studio la partita di questa sera, io gliela faccio subito, una battuta un po' provocatoria, nel senso che voi non avete voluto Di Pasquale e vi ha punito in questo modo. sì, lo dicevo proprio a Davide prima. Tra virgolette sono anche contento che abbia fatto con lui, no scherzo naturalmente, no, non era in condizioni ottimali quando era lì da noi, peccato. Intanto cosa ha fatto Chiosa, come mai neanche indistinto? Avevo un problema fisico ieri l'altro. succede, chi lo sa se avevamo tutti a disposizione, se la partita veniva lo stesso, però niente recriminazioni. La partita, Indiani, a mio giudizio è stata una partita bella, piacevole da vedere, con due squadre che hanno giocato al calcio, e l'Arezzo è stato molto bravo con la qualità dal centrocampo in su a creare le giocate. Sì, una partita, io ho fatto complimenti alla squadra, è chiaro, contro una grossa squadra di Pescara, però abbiamo fatto una buona gara anche noi e forse meritavamo di più. Cosa è mancato? È mancato il concretizzare, abbiamo avuto diverse occasioni, un gol solo ne dovevamo fare di più. Il presidente Sebastiani, ai nostri microfoni, ha detto in Serie C servirebbe il VAR. Eh sì, col VAR qualcosa di diverso ci sarebbe, vediamo in Serie A quante cose salva. Le chiedo se da allenatore della squadra avversaria vuole mandare un messaggio a Vergani, perché le condizioni del suo ginocchio sembrerebbero essere abbastanza brutte. Dispiacere perché aveva fatto una cosa lì nell'azione del rigore, bella, una profondità, dispiace poi quando un giocatore si fa male. Un grosso in bocca al lupo. Studio per una domanda al tecnico Indiani che poi salutiamo. Massimo, Fabio. Io al mister innanzitutto faccio i complimenti per la grandissima carriera, l'ho incontrato tante volte quando ancora giocavo. No, volevo chiedergli se
se è vero che oggi lui l'ha preparata benissimo con pochi punti di riferimento davanti, però quanto vi è mancato un giocatore come Gucci senza trovare alibi, perché poi lei non li trova mai? È chiaro, no, niente alibi, assolutamente no. Chiaro, lui è mancato, però ecco, forse la cosa più importante è non aver avuto a disposizione un sostituto con le stesse caratteristiche. Ci siamo dovuti arrangiare con Cuiori, e centravanti non l'ha mai fatto in vita sua. Quindi prenderete velocemente un'alternativa sul mercato, immagino. Ma. Ho i miei dubbi. Ricordo sempre con grande piacere il Ponte d'Era di Indiani di tanti anni fa. Complimenti Indiani, arrivederci. Massimo, io direi che ci possiamo fermare qui dopo aver ascoltato i due tecnici, Sebastiani, presidente del Pescara, i due Davide, Merola e Di Pasquale, gli autori dei gol che hanno deciso la sfida qui alla città di Arezzo, con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Ci possiamo fermare qui, a meno che non ci siano delle domande da parte dello studio. Dimmi tu, Massimo. Benissimo così, grazie a Enrico Giancarlo. Perfetto, allora un saluto e buon proseguimento con la Domenica Sportiva, un saluto a tutti. Perfetto, grazie ancora Enrico Giancarlo, ringraziamo naturalmente Diego Martelli per la parte tecnica. Sono pronte le immagini, mi dicono dalla regia, intanto stavo dando uno sguardo anche al parziale 0-0 tra Pineto e Ancona, poi avremo dei collegamenti via Zoom dalla redazione di Orlando D'Angelo. Buonasera Lorenzo Valeriani, che ci ha appena raggiunto da Monterotondo per raccontarci com'è andata questa sfida che l'Aquila stava conducendo per 1-0 sino a 10 minuti dal termine, poi è arrivato il pareggio di Aziani. Ma intanto le immagini di Arezzo Pescara, partita terminata 2-1 per i biancazzurri. Dopo il beffardo KO interno contro il Perugia nei minuti finali, il Pescara vuole rilanciarsi al Comunale di Arezzo, dove non ha mai vinto. A centrocampo ci sono delle novità, intanto il ritorno tra i titolari di Squizzato, e poi soprattutto in attacco c'è ancora Vergani insieme con Di Pasquale in difesa. È proprio Vergani che si procura il calcio di rigore dopo la verticalizzazione di Merola. Ottimo il movimento del numero 9 bianco azzurro, che si fa male in questo impatto con Masetti. Il calcio di rigore che viene trasformato con grande freddezza e precisione da Merola, al quinto gol in campionato. E l'ex della partita, ce ne sono anche altri di ex, lo stesso Di Pasquale che insomma era stato preso proprio dall'Arezzo e poi invece è arrivato a Pescara. Qui sfiora il pareggio il numero 10 Pattarello, un'ottima azione dell'Arezzo, una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L'azione del pareggio della formazione toscana viziato da un fallo commesso ai danni di Moruzzi, il gol di Gaddini dopo il cross basso del numero 3 Donati, che fa il suo esordio con la maglia toscana, classe 2001, in prestito dall'Empoli. Rivediamo Gaddini, 21 anni, Mattia Gaddini, che piazza il pallone all'angolino basso, laddove non sarebbe mai potuto arrivare il portiere Plizzari. Poi il Pescara reagisce subito con Cuppone, che aveva preso il posto di Vergani. Vergani, infortunio pare serio al ginocchio. Il calcio d'angolo dopo la respinta del portiere di casa, il colpo di testa imperioso di Davide Di Pasquale, il Pescara di nuovo in vantaggio al 35esimo, dunque per Di Pasquale il primo gol con la maglia del Pescara. Poi il geniale colpo di tacco di Squizzato per Cuppone, che è stato molto pericoloso, bravissimo Trombini, del servo difensore dell'Arezzo, a sventare la minaccia. Inquadrata la curva dei tifosi toscani, c'è questo tentativo ancora del Pescara con Aloy nel corso della ripresa. Nella ripresa della Pescara creerà tantissime occasioni da gol, questa un'altra capitata sulla testa di Merola, lasciato colpevolmente solo dalla difesa toscana. E poi attenzione, perché qui reagisce l'Arezzo con Pattarello, rischia tantissimo Moruzzi, che probabilmente dà una spinta a Pattarello, e poi l'uscita salvifica di Plizzari, sempre 2-1 per i biancazzurri. Il tentativo ancora di Merola sul versante opposto, grande parata di Trombini, che è stato uno dei protagonisti della partita,
è ancora la squadra toscana che ci prova con Iori, ma il pallone viene bloccato senza problemi dal portiere Plizzari. Poi ancora un destro da fuori di Cangiano con la palla che termina di un soffio al lato, e ancora una parata di Plizzari sul versante opposto. Guardate, insomma, una partita in cui davvero non ci si è annoiati. Rischia ancora qualcosina all'ottantesimo su questa mischia la formazione di Zeman, e poi ci sono sei minuti di recupero con l'Arezzo che prova a riequilibrare le sorti del match col solito Pattarello, che però non inquadra lo specchio della porta. Dopo sette minuti, triplice fischio, il Pescara vince per la prima volta nella sua storia ad Arezzo e torna a flirtare con il successo. Ad Arezzo, Pescara batte Arezzo 2-1. Ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità. Bene, torniamo in diretta su Rete 8 con Fabio Ferraresi, Giuseppe Giglio, che ringraziamo ancora una volta, direttore sportivo del Vasto Girardi. Oggi vi siete riposati, causa neve mi pare, assolutamente, no? Assolutamente sì. Un bene o un male? Svantaggio o vantaggio? È sempre un male, perché comunque c'è sempre voglia di giocare e dare continuità comunque. Assolutamente. E poi ringraziamo anche Lorenzo Valeriani. A te, Massimo. Parleremo diffusamente del campionato di Serie D, però vogliamo chiudere il discorso Pescara. Facciamo rivedere qualche immagine. Io mi rivolgo naturalmente al nostro regista Dino D'Angelo. Saluto e ringrazio la telecamera Francesco Berardinelli. Abbiamo detto tutto di questa partita, in sintesi è stata una buona prova. Sicuramente il Pescara è tornato a fare quello che sa fare meglio, soprattutto quando gioca e affronta squadre che giocano a viso aperto, no? Si trova più a suo agio. C'è qualche azione che magari vorresti rivedere anche con Giuseppe Giglio naturalmente? Ma Max, prima parlando con Beppe, infatti dicevamo del rigore dato al Pescara, secondo noi c'è anche l'espulsione là, perché quella è un'occasione, certo, da rete nitida, ultimo uomo. Però le nuove regole dicono un'altra cosa, che quando il difensore cerca di prendere il pallone, perché in quel caso Masetti prova a prendere il pallone, no? Sempre poi... prova a discrezione dell'arbitro, no? Ogni volta vediamo... Però l'ammonizione sarebbe corretta, okay, corretta secondo le nuove. Quindi abbiamo preso noi una topica. No, vabbè, sono delle regole, poi è chiaro che lì si vede che Masetti... Rivediamo un attimo se è possibile l'azione del rigore, perché è stata una bella verticalizzazione di Merola per Vergani, che attacca benissimo lo spazio. Non so se abbiamo il replay, credo di sì. Eccolo qui. Guardate, attacca lo spazio, cerca di intervenire sul pallone, prende, credo, palla e piede sicuramente. Poi si infortuna, speriamo non gravemente, Vergani, problema al ginocchio. Però in quei casi il tentativo è quello di prendere il pallone, quindi la munizione è corretta. Magari la cosa non vi... No, va bene. L'importante è che poi abbiamo fatto col suo rigore, poi un uomo in più, un uomo in meno, poi cambia poco. Su Vergani, Giuseppe, tu che sei stato un ottimo centravanti, un peccato, no? Davvero sfortunato, peccato assolutamente, questo ragazzo. Speriamo che non si sia fatto nulla, però insomma dal movimento è brutto il movimento che ha fatto, però insomma speriamo per lui che sia di poca entità. Insomma, di poca entità, lo speriamo tutti, anche perché non sappiamo se si è girato il ginocchio, comunque insomma è stato costretto ad abbandonare il proscenio. Gran rigore trasformato da Merola, tra l'altro intuita l'esecuzione anche dal portiere Trombini, che ha disputato un'ottima partita, no Fabio? Sì, io, quando calcio rigore forte, poi dopo se il portiere la para, certo, chapeau, tanto di cappello, però poi non è semplice andare su quella palla e dare anche forza, quindi quando tiri con quella forza là per il portiere è sempre più difficile. Assolutamente. Allora vediamo ora il pareggio, il momentaneo pareggio dell'Arezzo, così rivedremo, insomma, analizzeremo i tre gol che hanno caratterizzato questo match, perché in quel caso secondo me l'azione è viziata da un fallo subito da Moruzzi ad opera del terzino Donati che oggi ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Arezzo, un classe 2001 in prestito dall'Empoli, prima parte della stagione in Serie B con il Lecco, soltanto una presenza, lo scorso anno addirittura 22 con la maglia dell'Arezzo, Ascoli, ex Juve Stabia, sicuramente una buona prova, però secondo me lì Moruzzi aveva già preso il tempo, aveva chiuso la traiettoria di passaggio, aveva anticipato, guardate un po', poi mi potrei anche sbagliare, si allunga il pallone Donati, guardate, qui è in anticipo Moruzzi, secondo voi non c'è fallo, non c'è una spinta, non viene ostacolato, no? Fabio, e poi Giuseppe e anche Lorenzo. Secondo me non è fallo, lo sai, lui... è convinto di sentire comunque l'avversario dietro, perde un attimo, non lo so, quasi incespica da solo, perde un attimo il contatto con l'avversario, sperava di essere toccato, di cadere,
Secondo me non è così evidente, come ha detto il Presidente, insomma, questa spinta. Può darsi che c'è un leggero tocco sulla schiena, ma non è un errore madornale da parte della terna, questo voglio dire. Secondo me è più un'indecisione del ragazzo che un fallo. Adesso da qua si vede meglio. Io non la vedo sta gran spinta, Max, ti dico la verità. Giuseppe? No, la spinta nemmeno io. Non so se si sono toccati con... insomma, se lui ha incrociato la corsa del difensore, non so se col piede, insomma, si sono toccati. Quindi però da qua non riesco a capire. Però se così fosse, penso che è involontario, perché comunque sulla corsa non c'è stato. Non è stata volontarietà del giocatore, dell'attaccante, insomma, di toccare il difensore. Quindi, però... Lorenzo? Allora, io non ho visto la partita, ma sto vedendo le azioni. Sotto questo punto di vista mi fido della mimica di Moruzzi, che cade, continua a guardare l'azione, non alza le braccia e non protesta. E allora mi fido della sua reazione, evidentemente è scivolato lui e ha perso l'equilibrio. Poi, lo sai che hai ragione, perché a rivederla adesso, insomma, forse hai ragione tu. Poi alla fine preso il gol, però si gira verso l'assistente, sì. Quindi ecco, se rivediamo lui cade, perché l'infrazione non è evidente, ecco, intanto, guarda, lui rimane di spalle, osserva l'azione, sì. Continua a giocare, prende il gol e protesta, sì. Insomma, spesso sì. E volentieri ci dobbiamo anche affidare alle sensazioni del campo, assolutamente, perché comunque se l'infrazione c'è stata non è assolutamente evidente, insomma, qui perde il passo, dopo l'incrocio perde il passo, allunga la gamba sinistra e perde l'equilibrio, secondo me. Poi ovviamente l'incrocio ci può stare, e comunque il Pescara è bravissimo in questa fase, perché reagisce subito, immediatamente, c'è questa conclusione di Cuppone che aveva preso il posto di Vergani, e sul calcio d'angolo battuto da Cangiano, imperioso colpo di testa di Davide Pasquale. Tanti applausi per questo ragazzo. Gran gol, meno male che ogni tanto non li subiamo solo, li facciamo anche da pallina attiva. Là abbiamo un po' anche rischiato, perché mi sa che Cuppone era sulla traiettoria della palla davanti al portiere, forse con un arbitro un po' più pignolo poteva anche essere rivista, no, come un'azione che poteva disturbare il portiere. Adesso se Dino se lo fa rivedere, sì. era rimasto oltre, molto giù. Infatti, guarda, è proprio sulla traiettoria adesso che colpisce. Non credo che abbia disturbato il portiere, però, sai, in altre circostanze, con un arbitro un po' più pignolo. Effettivamente. Giuseppe? Un gran gol, bello. Veramente, veramente bello, sì. Cioè, ha preso l'ascensore e è rimasto sospeso per aria. Assolutamente. C'è un gol pazzesco. Complimenti a Davide Pasquale. Non era facile dopo lo sfortunato autogol nei minuti finali con l'Arezzo, con la Perugia in casa, nei minuti di recupero. No, Giuseppe, tu che sei stato calciatore come Fabio. No, non è mai semplice, insomma, per un difensore poi o comunque fare l'autogol quando la squadra perde non è mai facile. Però, insomma, è stato bravo a sfruttare questo calcio d'angolo. Chapeau. Cioè, devi avere anche una bella tenuta mentale, assolutamente, perché ti crolla il mondo addosso, come ha detto giustamente Davide Pasquale, dopo un autogol tanto clamoroso quanto sfortunato, al termine però di un'ottima prestazione, perché va detto che Di Pasquale era stato tra i migliori. Tra l'altro ha giocato pochissimo, questa credo che sia la terza partita da titolare per Di Pasquale, quindi ha fatto tanta anticamera. Lorenzo sul gol? Bello. Da dire, bello, perché trova il tempo giusto e poi lo mette all'angolino da fermo, anche se all'epoca era invece su cross giocato. Sì. Il gol di Cuppone è molto simile, ti ricordi? Sì, sì. Quando arriva il pallone dalla sinistra e lui trova la spizzata giusta. Non credo sia fuori gioco, perché secondo me la traiettoria del pallone è molto più alta rispetto a Cuppone, e non credo che l'estremo difensore dell'Arezzo sia stato... diciamo così, ingannato un po' dalla sua posizione. Anche poi dall'altra parte c'è un altro giocatore dell'Arezzo sul primo palo, diciamo così, e quindi, insomma, credo gol bello, direi non viziato dalla posizione. Gol bello importante, che ha permesso alla Pescara di reagire subito, di portare a casa questa vittoria davvero molto molto preziosa, la prima del 2024 dopo due sconfitte consecutive, dopo tante polemiche. Tra l'altro la prima volta nella sua storia che la Pescara vince ad Arezzo, precedentemente 5 sconfitte e 6 pareggi. Questi sono i risultati della giornata. Intanto però l'Ancona è in vantaggio a Pineto. Allora non so se è pronto Orlando D'Angelo, non è pronto, perché ci facciamo raccontare
come maturato il vantaggio della squadra di Colavitto. Siamo ancora nel primo tempo, però quasi a fine primo tempo. L'altro parziale 0-0 tra Fermana e Gubbio. Gli altri verdetti: Juventus Under 23 Rimini 0-0, Lucchese Recanatese 3-1, Cesena Pontedera 4-0, Torres Olbia 1-0. Il Cesena ha fatto 4 gol in 17 minuti nel primo tempo. Cioè, questo, insomma, il potenziale del Cesena mi sembra piuttosto evidente. La Torres però non molla, perché aveva perso a Rimini la seconda sconfitta stagionale nel turno precedente e si è subito riscattata, anche se l'Olbia mi sembra in caduta libera. Tra l'altro qui c'è un ex dell'Olbia, oltre 100 presenze con la maglia dell'Olbia. Chissà se Renato Leandro Greco sia in discussione, però penso proprio di sì, anche se l'Olbia quest'anno mi sembra una squadra piuttosto modesta. Per Perugia Spal 3-1, Spal che era avanti 1-0, il Perugia vince la sua terza partita consecutiva col neo allenatore Alessandro Formisano, che ha soltanto 33 anni, il tecnico più giovane d'Italia. Sestri Levante Entella 0-0 sul neutro di Genova, lo stadio Marassi. Arezzo Pescara 1-2, Vispesaro Carrarese 0-0 e poi due risultati che non sono ancora definitivi, fine primo tempo, Fermana Gubbio 0-0 e Ancona in vantaggio sul campo del Pineto. Diamo uno sguardo alla classifica e poi la pubblicità. Allora, la classifica, vediamo un po', con il Cesena naturalmente in testa, 53 punti, 3 di vantaggio sulla Torres, Perugia 39, Carrarese 36, Pescara e Pontedera 35. Quindi il Pescara ha agganciato il Pontedera, in questo momento è quinto in classifica, l'11 di Zeman, Gubbio 32, Entella e Arezzo 29, Pineto 28, Rimini e Lucchese 27, ancora 25, Juventus Under 23, Vispesaro e Recanatese 24, Sestri Levante 22, Spal 21, Olbia 17, chiude la Fermana con 15 punti. Noi dobbiamo salutare Fabio Ferraresi prima della pubblicità, ma c'è Orlando. Allora, prima Orlando, Fabio, e poi ci salutiamo. Allora, Orlando. Sì, Massimo, buonasera, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sta per finire il primo tempo, manca un minuto più recupero al Mariani Pavone. L'Ancona in vantaggio per 1-0, ha segnato Energe, a segno tra l'altro curiosità nel giorno del suo compleanno, gol al 22esimo del primo tempo. Energe fa tutto da solo, un ottimo lavoro sulla parte destra dell'area di rigore, rientra con il mancino, calcia raso terra forte sul primo palo. Tonti, la sensazione vedendolo così da qui è sempre molto comodo giudicare, però la sensazione è che Tonti sia stato un po' colto di sorpresa, non brillantissimo come al solito. Pineto mai pericoloso dalle parti della porta dell'Ancona, con Energe che invece al contrario al 36esimo approfitta di un clamoroso svarione di ingrosso al limite dell'area, si ritrova tutto solo davanti a tutti, ma calcia incredibilmente alto grazie all'Ancona e resta, tiene il Pineto ancora in corsa per questo secondo tempo. Siamo al 45esimo, anzi è scoccato ora il 46esimo, insomma ci sentiamo dopo nella ripresa per gli aggiornamenti. Quindi 24 anni compiuti proprio oggi da Energe, grazie a Orlando D'Angelo, poi ci sentiremo per il secondo tempo. Andiamo in pubblicità, ma prima salutiamo Fabio Ferraresi, ci vediamo sabato alle 18.30, il Pescara ospiterà il Sestri Levante, quindi post partita con Fabio Ferraresi. Grazie, e poi ci occuperemo naturalmente dopo la pubblicità diffusamente del campionato di Serie D, tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta su Rete 8, campionato di Serie D insieme con Giuseppe Giglio, DS del Vasto Girardi e Lorenzo Valeriani. Allora, vediamo i numeri di questa giornata, la terza del girone di ritorno. Il Campobasso è stato fermato in casa dall'Atletico Ascoli, che è una squadra molto fastidiosa da affrontare, ne sa qualcosa il Chieti, visto che ha vinto il recupero di mercoledì scorso, ne sanno qualcosa anche le altre squadre, una squadra organizzata, insomma, che ha dato il filo da torcere al Campobasso, Campobasso che si è fermato, il Chieti ha perso in casa con il Roma City per 1-0, poi gli altri risultati, Matese Vigor Senigallia 3-2, Notaresco Sora 0-0, Monte Rotondo L'Aquila 1-1, Samb Avezzano, il big match di questa giornata 3-1 il verdetto finale, Termoli Tivoli 1-0, Riccione Fano 3-1, inviata per Neve Vasto Girardi Fossombrone, sarà recuperata, si sa già qualcosa? No, non si sa. Allora andiamo a vedere la classifica, in testa sempre il Campobasso, che
che non ha allungato il passo, anzi si avvicina a San Benedettese, Campobasso 41, San Benedettese 38, L'Aquila 36, Avezzano 35, Vigor Senigallia 33, ricordiamo prossimo turno L'Aquila Campobasso e poi L'Aquila Vigor Senigallia, quindi due scontri diretti molto importanti per la formazione di Cappellacci, Roma City 32, Chieti 31, Notaresco 30, Chieti in silenzio stampa, lo ricordiamo ancora una volta, Fossombrone, Notaresco 30, Fossombrone 26, Riccione, Sora 23, Termoli 20, Atletico Ascoli, Fano e Tivoli 19, Real Monterotondo 18, Vasto Girardi 17, chiude il Matese con 16 punti. Giuseppe Giglio è stato a San Benedetto per guardare questo big match, l'Avezzano aveva cominciato molto bene, poi la Samb in rimonta si imposta per 3-1. Che partita è stata prima delle immagini? Gran bella partita, l'Avezzano era partito molto bene andando subito in vantaggio, però poi insomma la San Benedettese è venuta fuori pian piano, ha preso campo, ha dimostrato di essere veramente una squadra forte. Ha fatto dei cambi importanti e quindi alla fine insomma, il risultato è giustissimo. Poi con Senigallesi, Fabbrini, insomma stiamo parlando di giocatori che possono, sicuramente Fabbrini tanti, può ancora fare la differenza, no? Se è quello che conosciamo. Senigallesi fino all'altro ieri ha giocato in Serie C a Recanati. Quindi. È stato lui che ha spaccato la partita, soprattutto nei due gol di rimonta. Poi Fabbrini ha fatto il terzo, ma quando è entrato insomma, la qualità è alta. Beh, insomma, stiamo parlando di un ex nazionale under 21, classe 90. Allora, 21 e 43, andiamo a vedere questo servizio. Francesco Paolo Salviani ci racconta com'è andata. Il big match del Riviera delle Palme sorride alla San Benedettese che conquista 3 punti di platino vincendo per 3-1 contro un Avezzano che prima illude e poi delude i 200 tifosi biancoverdi accorsi in terra marchigiana. Calcio d'inizio per gli ospiti, subito i biancoverdi partono forte e mettono la freccia del sorpasso. De Silvestro arriva sino in fondo, bisturi, radente uscire, se ne si controlla, è cinico, fredda l'incolpevole Coco, facendo impazzire i 200 tifosi marsicani. Neanche il tempo di esultare che l'Avezzano sfiora il raddoppio. Senesi pesca Mascella che incorna, ottima la risposta di Coco in corner. La Samb non ci sta e inizia a premere sull'acceleratore al 25. Su palla persa, Tomassini incorna e trova uno sfortunato palo interno. La dea bendata però guarda in casa marchigiana perché sul rimpallo arriva come un treno Scimia che da due passi non può proprio sbagliare, siglando l'1-1. Cresce la fiducia e l'entusiasmo in casa rivierasca. Al 39esimo minuto Senigallesi emula la rete avversaria che ha sbloccato la contesa. Arriva sul fondo e regala a Pagliari il più comodo dei palloni facendo esplodere la curva nord. Ancora all'11 di mister Lauro vuole azzannare i lupi biancoverdi. Su ennesimo pallone recuperato, Tomassini colpisce con il collo interno del piede, sfiorando il palo alla sinistra di Cultraro. Nuovamente i marchigiani vogliono il gol della sicurezza. Senigallesi pesca il bacio Tomassini, ma ancora l'ex Pineto colpisce debolmente con Cultraro che comodo blocca il pallone. Nel finale ci pensa il neutrato Fabbrini a siglare il tris che consegna 3 punti pesantissimi alla San Benedettese che scalza almeno per il momento i biancoverdi nella rincorsa alla capolista Campobasso. Lorenzo, San Benedettese è tornata a flirtare col successo. Sì, ma grande squadra, soprattutto con gli innesti dell'ultimo periodo. Senigallesi credo sia, voglio esagerare, il giocatore più forte in questa categoria, lo ha dimostrato con la Recanatese diverso tempo fa. Secondo me è uno che fa la differenza sotto l'aspetto fisico, ma anche e soprattutto la tecnica che riesce a mettere in campo nel momento in cui cambia passo, sì. Perché non cincischia mai, arriva sempre a fare la giocata decisiva, crea superiorità numerica, l'azione quella sulla fascia con quell'1-2, no? Quella sorta di finta sul lato corto dell'area lo sta a dimostrare. E poi insieme ad un'orchestra meravigliosa di talenti a livello individuale, credo che la San Benedettese debba solamente superare una sorta di blocco mentale generato non per colpa della piazza, occhio,
ma è una piazza che pretende, perché ha vissuto epoche straordinarie, e quindi quella pressione secondo me deve essere un po' superata, e qui deve pensarci Lauro a schermare un po' i suoi ragazzi per far prendere loro il largo. Però questo è un campionato complicato, e poi lo vedremo col passare dei filmati, perché in tante hanno scivolato. Assolutamente, tra l'altro c'è da dire, Giuseppe, c'è anche un vecchietto, per modo di dire, insomma, Arrigoni, che con no, le sue geometrie fa sempre la differenza, anche a quasi 36 anni, perché un 88 credo che non le abbia ancora compiuti, però ci siamo. No? Assolutamente sì, insomma, giocatore molto importantissimo, per non dire superlativo, certo. Quindi questa categoria è un lusso, e poi per il ruolo che ha è troppo importante all'interno della squadra. L'Avezzano a me è sempre piaciuto all'inizio del campionato, Senesi, questo ragazzo che insomma ha un certo feeling con il gol, tra l'altro, che giocatore è? Molto bravo e molto veloce, parla al piede, è un giocatore che ha veramente un ottimo spunto, e oggi è stato il più pericoloso, è stato quello che insomma ha messo più in difficoltà la San Benedettese, almeno nei primi minuti. E poi dopo il secondo tempo un po' è venuta meno l'Avezzano, anche se insomma poi ha cambiato un po' modulo, è entrato Orsolini, insomma si sono messi un po' più in maniera diversa davanti, però insomma è il giocatore che ha creato di più all'interno di questa squadra. Difficoltà alla squadra avversaria. Comunque la San Benedettese ha vinto meritatamente, onore all'Avezzano, ci mancherebbe. Andiamo a Monterotondo 1-1 tra il Real Monterotondo e l'Aquila. Devo dire, io non ho mai visto il Real Monterotondo, pensavo peggio, no? Se guardiamo i numeri, 39 gol subiti, credo, 40, sì. 40 con quello di oggi, un'enormità, no? Se andiamo a vedere, perché le giornate disputate sono 20, quindi 2 gol di media a partita, e invece mi sono dovuto ricredere, perché comunque una buona squadra, se giocato su un campo, un sintetico di vecchia generazione, la palla sempre per aria, come dire, no? Molta aggressività da parte del Real Monterotondo, però l'Aquila ce l'aveva in pugno a un certo punto. Però andiamo a vedere, prima di parlare ancora, perché secondo me le immagini sono importanti e decisive, andiamo a vedere la sintesi di Lorenzo Valeriani. Per l'Aquila l'incrocio con i laziali del Monterotondo potrebbe far pensare a una gara meno complicata del previsto, ma in questo girone ogni sorpresa è dietro l'angolo. Cappellacci mette subito dentro Mandrelli a sinistra al posto dello squalificato Bellardinelli, e Del Pinto si accomoda in panca causa rischio cartellino che potrebbe costare il big match con la capolista Campobasso. Per il resto stessi uomini del derby col Chieti. Polverini dall'altra parte deve fare a meno di Manca squalificato, mettendosi a specchio con Milani, Perrotta e Squerzanti lì davanti nel tridente. Al 12° arriva la prima emozione del match, quando Milani da sinistra imbecca Malvestuto in area piccola. Il 7 in casacca rossa sovrasta gli avversari, ma il suo colpo di testa finisce alto con Michelin in controllo con lo sguardo. La gara scivola via senza grosse emozioni, coi laziali bravi a chiudere gli spiragli e i tentativi aquilani, che spesso risultano lenti e prevedibili. Laziali che giocano con coraggio e piglio interessante, al dispetto di una posizione di classifica che invece dovrebbe generare poco entusiasmo. Al 34° l'Aquila ci prova con la tecnica e con gli scambi veloci sulla tre quarti, ma Costa Ferreira non trova forza e precisione col mancino dopo l'ottimo break di Wally e il servizio di Banegas. Passano 5 minuti e i rossoblu ci provano con lo stesso leitmotiv. Stavolta il pallone arriva sui piedi di Angiulli, che col mancino crea più di un brivido ai laziali. Mani nei capelli invece per il rientrante centrocampista. L'Aquila cerca di alzare il baricentro col Monterotondo, che sfrutta però bene gli spazi, soprattutto sull'out di sinistra. Stavolta è Milani a scappare a Giulio Dori, e sul velenoso tiro cross Michelin è costretto alla smanacciata. Sull'altro fronte è bravo anche Casagrande, quando da punizione di Banegas l'incursione di Origlio non fa perdere la concentrazione al numero uno, che abbraccia la palla in sicurezza. Da qui al 48° nulla da segnalare, coi 22 protagonisti invitati negli spogliatoi per il riposo.
Ad inizio ripresa stessi effettivi per entrambe le compagini, con l'Aquila che parte col piglio giusto quando attorno al terzo minuto ci prova col solito fraseggio che termina sul destro di Origlio che di prima intenzione non trova lo specchio della porta difesa da Casagrande. Passano sei minuti e l'Aquila sui piedi, anzi sulla testa di Costa Ferreira, il pallone del vantaggio. Giulio Dori cambia tutte le marce del suo motore e col destro trova il portoghese sul primo palo, ma il numero 7 sfiora l'incrocio disperandosi. Portoghese che ci prova anche un minuto più tardi, ma il suo tiro dalla distanza non trova lo specchio della porta laziale. L'Aquila insiste e al tredicesimo trova l'episodio per cambiare volto al match. Sul controllo in area di Marcheggiani, il centravanti viene toccato sulla caviglia da Calisto. De Stefanis di Udine non ha dubbi, malgrado le proteste. Banegas si prende il pallone, poi mira l'angolino, andandosi a prendere l'undicesima marcatura in campionato. Monterotondo 0, l'Aquila 1. Il Monterotondo non si abbatte e quasi per caso, con una clamorosa ripartenza, rischia di prendersi il pari quando Giulio Dori, spaccata, sfiora l'assurdo autogol. Per sua fortuna Michelin è attento, andando a evitare la frittata in spaccata. Cappellacci al 25esimo opera il primo cambio. Orsi prende il posto di Wally, andando a occupare l'out di sinistra in attacco, con Costa Ferreira in linea mediana. Il Monterotondo non demorde e dopo tre corner consecutivi chiede il calcio di rigore per un tocco di mano in area. De Stefanis decide di proseguire, scatenando le polemiche laziali. Laziali che dopo due minuti trovano comunque il pari col neoentrato Cardillo che su traversone da sinistra sovrasta Mandrelli andando a centrare il gol dell'1-1. I restanti minuti non sortiscono effetti positivi con i rossoblù che a fine gara quasi a capochino vanno al cospetto dei tifosi rossoblù accorsi a Monterotondo. Dall'altra parte complimenti a Polverini per aver interpretato una gara fatta di coraggio e compattezza. Di fatto una disattenzione, Lorenzo, pagata a caro prezzo. Ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità, e poi torneremo a commentare quello che è successo a Monterotondo prima degli altri filmati. Torniamo in diretta su Rete 8 con Giuseppe Giglio, DS del Vasto Girardi, Lorenzo Valeriani che ci parla e ci commenta questa gara. Già hai detto qualcosa in apertura. Quanti rimpianti secondo te? Tantissimi, troppi forse. Ma non perché le altre squadre, ecco, tipo il Campobasso hanno rallentato, il Chieti ha perso, l'Avezzano ha perso, ha vinto solo la San Benedettese, addirittura ha perso anche la Vigor Senigallia, certo. Quindi clamorosamente a Piedimonte. E questa era l'occasione. Che mi pare fosse in vantaggio 2-0 sul campo del Matese o qualcosa del genere. No, era 2-0 Matese, due pari. Ah, due pari e poi 3-2. E poi okay. Non credo abbia segnato Napoletano, però posso sbagliarmi. Sì, sì, sì. Ovviamente seguivo l'Aquila. Certo. Dicevo, rimpianti enormi, oltre ai rimpianti Cappellacci in diretta ha detto c'è anche tanta rabbia, credo più da parte sua, devo essere sincero, perché certe disattenzioni non se le aspettava, quella dell'unico gol che ha generato il pareggio del Real Monterotondo era una palla leggibilissima non solo per lui ma credo un po' per tutti quelli che erano allo stadio e per te che hai visto la gara in diretta su Rete 8, e questo è un mezzo passo falso, certo. Bicchiere mezzo pieno secondo me, anche perché l'Aquila era passata in vantaggio grazie a un episodio, un calcio di rigore che si era procurato Marcheggiani per un tocco sulla caviglia, era andato con grande mestiere, devo dire, grande mestiere, è stato molto perché bravo. Era di spalle, era andato in anticipo, aveva rubato il tempo al suo dirimpettaio che poi ingenuamente ha allungato la gamba colpendolo sulla caviglia. E poi però l'Aquila ha commesso forse lo stesso errore, quello che commette da tantissimo tempo, non ha chiuso la partita. Dato statistico, posso anche sbagliarmi ma non credo, l'Aquila in 20 gare, Max, ha vinto solamente due partite con due gol di scarto. Ah. Alla prima giornata col Matese, ed era se non erro il 15 settembre, e l'8 ottobre in quel di Senigallia. Il resto sono stati o pari o sconfitta, tipo quella di San Benedetto, oppure vittorie con un solo gol di scarto. Ciò vuol dire che questa è una squadra che fino al 97esimo rischia di subire il pari, lo aveva rischiato
a Matese, lo ha subito con il Chieti all'80esimo, nello stesso minutaggio o giù di lì era il 78esimo, 79esimo. Quindi minuto fatidico 80. Resta quello, insomma il range resta quello, tra il 75 e l'85, questa è una squadra che purtroppo rischia sempre di prendere gol. Ecco, questi numeri dicono che l'Aquila necessariamente deve andare a prendersi la gara nei minuti, diciamo così, un po' più caldi, che sono quelli che all'incirca si aggirano attorno al 25esimo, 35esimo della ripresa, anche se oggi però devo dire la verità, il Real Monterotondo non ha rubato assolutamente nulla e credo che anche Cappellacci sia di questo parere, accettato di buon grado il pari, certo, però molto arrabbiato credo con i suoi, perché certe azioni, insomma il gol si è visto, non traversone partito da centrocampo. Tra poco lo vedremo, perché questo è il rigore trasformato con grande freddezza da Banegas, 11 centri in questa stagione per il classe 92, che vorrei ricordare è stato portato nel 2017, estate 2017 al Francavilla, che faceva la Serie D, da Francesco Marino, DS, molto bravo all'epoca del Francavilla. Tra poco vedremo appunto il pareggio, lo voglio far commentare da Giuseppe Giglio, qui ci sono le sostituzioni, tra l'altro l'Aquila ha terminato col 4-2-3-1, se non vado errato, esatto, perché è entrato anche Alessandro, è entrato Piscitella, e tra poco dovremo vedere questo gol evitabilissimo, Giuseppe, appena arrivano le immagini, perché di facile lettura, ha detto Roberto Cappellacci a fine match al microfono proprio del nostro inviato Di Lorenzo, è proprio così? Eccolo qui, il gol è proprio questo, traversone e poi inzuccata del neo entrato, tra l'altro era entrato da qualche minuto. Sì, Cardillo era entrato credo 3 minuti prima. Che ne pensi, Giuseppe? Sì, diciamo che la posizione di campo dove è partito il traversone era, insomma, abbastanza leggibile da parte della difesa. Però insomma c'è sempre un errore, quando si fa gol c'è sempre... E c'è anche merito dell'avversario, ci mancherebbe. Però lì ecco, è stato sbagliato qualche movimento dietro. È normale che al 90 era... Ottantesimo, insomma è normale che l'attenzione dovrebbe essere maggiore, visto che insomma porti a casa anche un risultato. Però io contesto questo, direttore. Ecco, guarda, io contesto il tempo in cui c'è stata la sventagliata a cambiare gioco e il tempo che ha impiegato il terzino a stoppare il pallone, alzare la testa e calibrare il cross. Sì, troppo immediata pressione per andare a schermare il traversone, cercare di dar fastidio e generare casomai un pallone sporco. Però piuttosto anche, che pulito e anche Mandrelli, che per il resto ha fatto una buona partita, in ritardo nella copertura sul giocatore che ha segnato. Assolutamente. Su Cardillo o no? Sì. Chiedo all'ex attaccante. Assolutamente sì, l'attaccante stava davanti, il difensore stava dietro, di solito insomma dovrebbe essere quasi al contrario. E non so se il portiere, insomma, visto anche il traversone abbastanza lungo, potesse azzardare un'uscita. Io non ho dato, lo so, no, io non ho dato colpe a Michielin. No, colpe, perché vedi, ogni attaccante è controllato dal difensore aquilano. A destra c'è Alessandretti, centralmente c'è Brunetti e su Cardillo c'è Melandri che chiude la diagonale, Max, e va a schermarlo. E lì è perso il duello uomo a uomo. Secondo me Michielin non doveva assolutamente uscire, rischiava di andare addosso a un suo difensore e creare scompiglio maggiore rispetto a quello che poi è accaduto. Però l'Aquila ha il neo di non chiudere le partite. E c'è un filo sottilissimo che l'ho detto anche al mister, ha detto sempre l'Aquila è una squadra forte, e io ho chiesto: mister, è forte, però forse ancora non è grande, perché le grandi squadre le chiudono oppure si difendono meglio per portare a casa il colpo di contro muso. C'è anche una certa solidità, anche se non confermata nelle ultime due partite, perché ha subito 2 gol contro il Chieti e oggi contro il Real Monterotondo. E ogni tanto mi viene in mente Valmontone, non so perché Monterotondo, che è stata un'ex squadra di Serie D. Però sono 11 risultati utili consecutivi, 6 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta il 26 novembre proprio sul campo della San Benedettese. 7 utili consecutivi. E 7 utili, tra l'altro subendo 6 gol ma in 4 partite. Quindi significa che in 7 di queste 11 partite l'Aquila non ha mai subito gol. Quindi insomma è anche sintomo e segno di solidità questo, no, Giuseppe? Sì, assolutamente sì. Quando ti trovi là in alto è normale che insomma vuol dire che hai preso pochi gol. Non per questo le statistiche dicono che vincono i campionati le squadre che subiscono meno gol. Insomma, è una statistica che parte dalla Serie A e arriva all'ultimo campionato che esiste. Io però continuo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma non perché voglio criticare, perché li voglio stimolare, visto che sono abruzzesi. 4 punti persi
essendo passati in vantaggio, sì, e avendo subito gol negli ultimi 10 minuti, ecco, lì secondo me manca lo step successivo. E credo che il mister, parlando di forte squadra o di grande squadra, abbia voluto dare anche un segnale ai suoi. Ho visto anche pochi falli, devo essere sincero, nel senso, a 10 minuti dalla fine, se sei in difficoltà, perché poi il Real Monterotondo ha sempre giocato, ogni tanto la gamba è necessaria, se non prendi il pallone devi prendere altro, ovviamente parlo di cattiveria agonistica. Un po' più di garra, insomma. Ecco, questo. L'hai detto tu. Che impressione hai avuto? Tu hai affrontato con il Basso Girardi qualche settimana fa, 1-0 avete perso, però avete lottato tantissimo, mi ricordo, in quella partita. Sì. Che impressione hai avuto dell'Aquila? Era ancora agli inizi dell'era Cappellacci, diciamo, 4 partite mi fa. Anche l'Aquila è squadra forte, Massimo, non si discute, si sta là sopra, si giocherà il campionato fino all'ultimo, già domenica c'è un altro big match, quindi insomma chi vince rimane ancora più agganciato, quindi indubbiamente è una squadra forte. Noi anche lì, ti stavo interrompendo, abbiamo avuto l'occasione quasi al 90° di testa pure con Fontana, che poteva portare al pareggio, però insomma la squadra... È cambiata radicalmente l'Aquila, bisogna anche dire questo, perché ci sono state quante? 25-26 operazioni tra entrate e uscite. Ma credo anche qualcosina in più. Quindi c'è stato proprio un rinnovamento radicale. Da quella settimana anche sono cambiate tanti giocatori. Ma tipo oggi Mandrelli è arrivato 3 giorni fa, subito titolare, stessa cosa accadde con Giulio Dori, insomma Origlio idem, voglio dire, ecco. Posso dirti una cosa su Giulio Dori prima della pubblicità? Ci stavo pensando oggi guardando la partita, un 2004 che viene dal Delfino Curi Pescara, credo sia ancora proprietà proprietà del Delfino. Folgore Delfino Curi Pescara, secondo me sarebbe un ottimo quinto. Sì, però, sei d'accordo? Sì, sono di questa idea. In fase difensiva pecca un po'. Oggi Milani, che è fortissimo sulla sinistra, lo ha puntato diverse volte, ma d'altronde insomma non può avere tutto, altrimenti starebbe giocando con un'altra squadra. Ma questo è un ragazzo che quando prende palla, prende lo slancio, c'è un'azione nel secondo tempo dove lui si fa 35 metri palla al piede, perde il controllo del pallone, ad un certo punto se l'allunga, mette benzina nelle gambe, Massimo, va a recuperare Massimo, con un cross. Massimo, perdonami se intervengo. Sì. Prego Orlando, allora, devi intervenire. Volevo aggiornarvi, l'Ancona era passato sul 2-0 al Mariani Pavone, ma proprio in questi istanti il Pineto ha accorciato con Giambè, quindi 1-2 la situazione al 22° del secondo tempo. Nel momento più difficile, in cui veramente sembrava essere notte fonda per la squadra di Amaulo, Giambè ha risolto una mischia in aria con un tiro di destro, forse anche leggermente deviato, che ha spiazzato Perucchini, quindi Pineto 1, Ancona 2 al 23° in questo momento del secondo tempo. Era per aggiornarvi perché la partita si è accesa. Hai ragione, hai fatto bene, quando ci sono aggiornamenti intervieni, non ti preoccupare, intervieni in gamba tesa, oserei dire. A più tardi, grazie. Allora 1-2 l'Ancona, però il Pineto insomma ha riaperto il match, prima Energe, poi Spagnoli e Giambè, come ci ha raccontato Orlando D'Angelo. Credo che dobbiamo andare ancora in pubblicità o possiamo andare al servizio del Chieti? Prima pubblicità e poi torneremo con il Chieti. Bene, torniamo in diretta su Rete 8, sempre con Giuseppe Giglio e Lorenzo Valeriani. Il momento di parlare del Chieti, un solo punto in 3 partite della gestione Jezzo, contestazione da parte dei tifosi, oggi nuova sconfitta contro il Roma City di Agenore. Maurizio, 1-0, ha deciso un gran gol, dobbiamo dire, di Luca Di Renzo nel primo tempo. Luca Di Renzo, classe 90, con trascorsi anche nel Teramo. La sintesi di Paolo Durante. Più che un risveglio è stato un sonno profondo. Il Chieti perde di nuovo all'Angelini, giocando una gara senza idee, senza nerbo. Impietosi riflessi in classifica, i neroverdi scivolano di nuovo, ora sono al 7° posto, così come crudeli i numeri della squadra in queste 3 giornate di ritorno sotto la gestione del nuovo tecnico Jezzo. Solo 1 punto in 3 partite con Chianese, i punti raccolti erano stati 7. A questo punto, salvo miracoli, parlare di lotta di vertice è del tutto fuori luogo. Il Roma City vince 1-0 vendicando lo stop dell'andata, ma la partita poteva finire 3-0.
Jezzo, scuro in volto al triplice fischio, ha preso subito la via dello spogliatoio. I giocatori invece si sono intrattenuti alcuni minuti sotto la curva Volpi, tifosi delusi e inviperiti. Chi non se la sente, hanno gridato verso i calciatori, può anche andare via. Strali pesanti anche contro la società, rea di non aver saputo rinforzare la squadra, tutt'altro. Dopo il turnover di mercoledì, Jezzo si affida a quelli che hanno giocato di più. Tornano dal primo minuto Fall, Forgione, Vincenzo Gatto e lo stesso Laziz. Purtroppo però la musica, soprattutto nel primo tempo, sarà la stessa. Gioco latitante e confusione in campo. Un po' meglio nella ripresa, ma non è bastato. Anche il Roma City di Agenore e Maurizi attraversa un periodo negativo, ma con questa vittoria rimette le cose a posto e supera proprio il Chieti in classifica. Con le immagini di Alberto Capo, le azioni salienti del match. Nel primo tempo Chieti non pervenuto, Roma City padrona del campo. 18esimo Capece, il faro della squadra ospite, impegna Vitiello dalla media distanza. Passano 3 minuti e arriva il vantaggio ospite. A timbrare il cartellino è il bomber del girone F, Luca Di Renzo. Controllo e conclusione da fuori, potente e precisa, che non lascia scampo a Vitiello. 15esimo centro in campionato per lui. Il gol conferisce ancora più coraggio agli ospiti. 23esimo ancora Di Renzo pericoloso, pallone al lato. Alla mezz'ora nel Chieti si fa male Vincenzo Gatto. Entra Castellano. Roma City vicino al raddoppio al 36esimo, gironese di testa colpisce la traversa su calcio d'angolo. Su ribaltamento di fronte Salvatore può andare in campo aperto, il numero 99 nero-verde corre per una quarantina di metri, entra in area, ma al momento del dunque viene contratto da un difensore. Al 41esimo l'arbitro Kovacevic assegna un calcio di rigore a Roma City. Scognamiglio in piena area tenta di servire un compagno, la sfera colpisce con Son per l'arbitro e tocco di braccio. Dal dischetto Sparacello tira con potenza ma non angola la traiettoria, bravo comunque Vitiello a ribattere. È il terzo rigore neutralizzato in stagione dal Chieti con 3 portieri differenti, un record. Secondo tempo, all'ottavo minuto ci prova Castellano, palla fuori bersaglio, Jezzo cambia 2 uomini, dentro Masavud e Caterino per Salvatore e Marino. Il baricentro si alza un po', ma è anche il Roma City che si abbassa cercando di sfruttare le ripartenze. 12esimo conclusione di Alessandro Gatto, pallone colpito male, nessun problema per Di Chiara. 2 minuti dopo, angolo e colpo di testa di Fall, respinto con affanno dal portiere ospite. 25esimo, Chieti vicino al pari, Fall a spazio, supera in velocità i difensori ospiti sull'uscita di Di Chiara, riesce a tirare ma poco prima della linea c'è il salvataggio di Scognamiglio. Al 29esimo Roma City pericolosissimo con Ingretolli appena entrato, Vitiello evita il raddoppio. Jezzo manda in campo anche Ardemagni per Forgione, il neoentrato ha subito un pallone buono ma la conclusione è imprecisa. Nei 10 minuti finali assalto nero-verde ma con scarsa lucidità, un paio di proteste per presunti falli in area del Roma City che anzi potrebbe segnare ancora in un paio di ripartenze mal sfruttate. Finisce 3 fischi della curva, Chieti in silenzio stampa, domenica trasferta a Senigallia, non ci sarà Fall che, diffidato, è stato ammonito per la serie Piove sul bagnato. Momento difficilissimo per il Chieti. Giuseppe, ti faccio questa domanda, delusione del girone? Ma delusione, è normale per come era partita, per gli obiettivi. Ad oggi sì, perché comunque si è distaccata tanto dalla vetta. È normale che un punto in 3 partite non è una media da squadra che vuole provare a vincere il campionato, però insomma è una squadra comunque forte e penso che comunque lotterà sempre per rimanere il più in alto possibile. Voi tra l'altro gli avete inflitto, voi del Basso Girardi, la prima sconfitta stagionale, no? Sì, all'andata 1-0. Diciamo, 1-0, sì, abbiamo appena cambiato il mister. Marmorini, il neotecnico Marmorini. Quella partita, sì. Quella partita, adesso le cose per quanto vi riguarda, vabbè, voi vi dovete salvare. 2 punti nelle ultime 6, se non vado errato, non vincete dal 26 novembre 3-2 sull'Atletico Ascoli. Sì. Diciamo, abbiamo avuto un cammino un po' troppo altalenante rispetto a, insomma, anche all'anno scorso. E siamo una squadra che si deve salvare, quindi è normale che il trend, certo, il trend è quello. E dove ieri, oggi non abbiamo giocato per via della neve, quindi insomma recupereremo questa partita il prima possibile. Vediamo.
Vabbè, il percorso, ce la faremo. È chiaro che ti aspettavi, insomma, un percorso. Assolutamente sì, è normale che magari qualche punto in più sarebbe stato sicuramente meglio, no, anche per una questione di classifica. Certo. Però l'anno scorso hai fatto un grande lavoro a Vasto Girardi con Coletti allenatore, che ha fatto molto bene, è stata un po' la sorpresa tra gli allenatori, anche perché credo che fosse alla prima, seconda esperienza. Sì, la prima esperienza. L'anno scorso ha smesso poi ha iniziato ad allenare. Insomma, insieme a lui, insieme a tutti. Dovete fare di necessità virtù. Assolutamente, diciamo, assolutamente sotto sì. È bagarre clamorosa, certo. Perché sotto, infatti, Polverini del Roma City, quando mi ha chiesto i risultati, ha detto: mamma mia, facciamo un buon risultato noi e vincono le altre. Poi ha vinto anche il Matese, quindi sotto è bagarre, è spezzata secondo me la classifica. Senti, prima del notaresco, 30 secondi per fotografare la situazione di Chieti, Lorenzo? Ma io credo che il cambio è avvenuto forse nel momento sbagliato. Io sono contro l'avvicendamento nel momento in cui il vecchio tecnico viene esonerato dopo una vittoria. Certo. L'ho detto per quel che riguarda l'Aquila con Epifani. Tra l'altro vittoria anche debordante, 3-0 sul Matese, al di là dell'avversario, però 3-0. Certo. Sì, quindi insomma... Non lo so, adesso deve compattarsi la piazza, però credo che il Chieti debba sinceramente fare un po' di chiarezza, e parlo dell'allenatore, sul modulo da adottare, perché Cotta fu mandato via quando la società si aspettava un gioco migliore, che dava più spettacolo. Chianese ha preso il posto di Cotta, Chianese è stato tolto di riflesso per cercare un allenatore che garantisse uno spettacolo diverso. Per ora in queste tre gare di buono ci metto gli ultimi 25 minuti con l'Aquila. Guarda che gol Luca di Renzo, capocannoniere del girone, 15 reti, vero? Sì, meritatissimo, questo è giocatore forte. Andiamo velocemente, c'è il notaresco di cui parlare perché abbiamo ancora 4 minuti scarsi. Allora, il notaresco che ha pareggiato in casa con il Sora, il servizio di Nico Centurame. Secondo 0-0 consecutivo per il notaresco contro un Sora coriaceo e aggressivo in una gara tutto sommato equilibrata, ma procediamo con ordine. I rossoblù arrivano all'appuntamento dal buon pari di Senigallia. Il Sora invece va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Vasto Girardi per allontanare la zona calda. Mister Bruno recupera Scipioni che va ad agire tra le linee a supporto di Belloni. Continua il percorso di riabilitazione per Di Bartolo, che per ora è indisponibile anche per la gara odierna, al pari di Francofonte. Mister Campolo deve rinunciare agli squalificati Gemini e Gubellini, ma può contare sui nearrivati Pecoraro e Marcucci, che inizialmente si accomodano in panchina. Terna Emiliano Romagnola, diretta da Federico Bruschi di Ferrara. Dopo 3 minuti Curtosi viene già chiamato in causa. Il numero 1 deve rispondere con i piedi sul tentativo di Tribelli. Dall'altra parte risponde subito Forcini, che si accentra ma conclude centralmente. Simoncelli respinge. Per 20 minuti la gara resta vara di emozioni, con il Sora che mette in difficoltà i portatori abruzzesi con un pressing molto aggressivo. Al 27esimo Di Giglio conduce e serve Tribelli, che per la seconda volta prova a battere un attento Curtosi. Dopo appena un giro di lancette, lo scambio d'alta classe tra Marrancone e Belloni porta il numero 9 al tiro. Simoncelli si distende e salva. Il notaresco alza il ritmo, al 33esimo prova a sbloccarla con Scipioni dopo un'azione personale. La conclusione si spegne al lato. Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre a riposo sullo 0-0 e le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa, che si apre con un colpo di testa di capitan Pietrantonio dopo appena 30 secondi. La gara scorre sui binari dell'equilibrio, ma il notaresco sembra più convinto rispetto alla prima frazione. Al 18esimo prova a sbloccarla a Bonfiglio dalla lunghissima distanza, con un destro che non impensierisce Simoncelli. Anche Tringali prova la conclusione da fuori alla mezz'ora, ma il risultato non cambia, nemmeno sul tentativo laziale, affidato a Veron, palla al lato anche in questa circostanza. Nei 4 minuti di recupero non accade più nulla. Al Savini il notaresco Sora termina con uno 0-0, giusto e appagante per entrambe. '22-'27, abbiamo un minuto e mezzo per ricordare che insomma Giuseppe Giglio ha collezionato qualcosa come 543 presenze con 139 gol, almeno 450 presenze in Serie C più o meno, no? Sì, perché più o meno, dai. Più o meno, 139 gol, ragazzi.
Certo. Anche qualcuno, sì, poi proprio qualcuno in più c'è stato. Ah, c'è stato, quindi... Sì. Poi la Serie D, beh, 139 professionisti, diciamo poi un po' di Indy. 150, gli ultimi anni in D, dai, però. Le squadre sono Olbia, Giulianova, Grosseto, Acireale, Foggia, Brescello, Lucchese, Cavese, Carpi, Provercelli, Catanzaro, L'Aquila, Budone, Gallipoli, Taranto, Alto Vicentino, San Marino e Treviso, dove è esordito in Coppa Italia nel 98-99, se non vado errato, sì. O agosto 99 o 98, sostituendo con la maglia del Treviso Luca Toni, che poi ha vinto dopo qualche anno insomma il titolo mondiale con la nazionale. Niente, beh, niente male, direi. Bei ricordi, dai. Bei ricordi. Poi il primo gol tra i professionisti con la maglia del Giulianova di Cuoghi, 3-1 col Palermo in casa. Sì. Primo gol, ti correggo, ma non perché... Allora, trasfer Marche. Tu puntualizza. Il primo gol l'ho fatto in un derby, Giulianova-Teramo. Ah, caspita, Teramo, allora questo è grave, è il mio errore. E vincemmo 2-1 pure. Ma è sempre in Serie C nel 97... Sì, il primo anno che sono arrivato. Quindi 97-98? 97-98 e poi il gol anche col Palermo. Poi col Palermo, questo sì, me lo ricordo perché con Cuoghi allenatore. Quindi... Quello in campionato è stato in campionato perché ha dimenticato il primo. Esatto, forse c'è un motivo. Allora, velocemente, perché però attenzione, perché c'è un gol che ha realizzato di recente, perché guardate che cosa combina. Questa è la finale Wisp, guardate. Controllo e rovesciata. Allenatore Alessio Di Basilico, la Romagnola, con tanti ex giocatori. Scorso, sì, qualche mese fa, con Fabio Ferraresi, c'erano insomma Mirko Taccola, Taccola, Tisci, Epifani, chi più ne ha più ne metta. Cioè, praticamente giocatori che hanno militato anche in Serie A che si divertono nel campionato Wisp. Ah, questa... l'hai controllata prima e poi sì, di piatto un po' la Giorca F. Cioè, praticamente diciamo che un po' l'età, dai, non mi ha fatto più alzare. A 45 anni, a 45 anni, perché 46 li devi ancora compiere. Sì, avevi 45 quasi un anno fa, quindi insomma, anzi, meno di un anno fa. E quindi complimenti, ci divertiamo un po'. Complimenti e grazie per aver accettato il nostro invito. In bocca al lupo, grazie, per la stagione con il Vasto Girardi. Grazie a Lorenzo Valeriani. Ringraziamo anche Francesco Berardinelli e Dino D'Aggio in regia. Subito dopo la pubblicità, la telecronaca differita Arezzo-Pescara 1-2. La telecronaca naturalmente del nostro inviato Enrico Giancarli. Ma c'è Orlando che ci deve dire qualcosa da Pineto. Pineto, ancora, com'è la situazione? Microfono non c'è, non ti sentiamo, è come il pesciolino che sta dentro. Eccomi, hai ragione, sì. per non disturbare avevo tolto chiaramente l'audio. Sì. Pineto 1, Ancona 2, siamo all'87esimo, qualche minuto fa però Perucchini decisivo su un tocco ravvicinato di De Santis, Pineto ad un passo dal 2-2. E adesso sarebbe un peccato sprecare questa partita, perché il Pineto, dopo il gol di Giambè, ha giocato a senso unico dentro la metà campo dell'Ancona, che non riesce più ad uscire. Ora c'è un break di Emanu, l'ex Pescara, poi Giambè col piatto altissimo. E ancora 2 minuti e mezzo da giocare, più il recupero. Pineto che, ripeto, sta chiudendo l'Ancona. E speriamo tutti da abruzzesi che faccia in tempo a rimediare a questa, certo, partita, altrimenti sarebbe la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Amauri. Grazie a Orlando D'Angelo. Purtroppo non possiamo dare il finale, ma tra pochissimo, ripetiamo, Arezzo Pescara 1-2, la telecronaca di Enrico Giancarli. Una gran bella partita. Grazie a tutti e buona serata.